Ciao a tutti, Vittorio. Dobbiamo tornare a parlare di Daichi Kamada, del giapponese della Lazio. Perché? Perché oggi il Corriere della Sera se ne esce con una notizia clamorosa. Secondo il Corriere della Sera, infatti, Kamada sarebbe vicino alla Roma. Non solo il giapponese non rinnoverebbe il contratto con la Lazio, ma addirittura cambierebbe sponda e andrebbe alla Roma. Questo è un classico articolo. Se lo andate a leggere, lo potete trovare online, ripreso da vari altri siti, che fa molto riflettere. Perché? Perché sostanzialmente non dice nulla, non c'è una notizia, non dice che ha parlato con i dirigenti della Roma, non dice che c'è stato un contatto, magari la Roma gli ha offerto uno stipendio da 4 milioni, eccetera, niente. Dice semplicemente che Kamada potrebbe non rinnovare con la Lazio, deve esercitare questa clausola, come ho detto ieri, il 31 maggio. Al momento non ha comunicato niente alla Lazio e quindi il Corriere della Sera dice che potrebbe andare alla Roma. Che possiamo dire? Che sì, potrebbe andare alla Roma, potrebbe andare alla Juve, potrebbe andare al Milan, all'Inter, al Napoli, al Real Madrid, al Bayern Monaco, potrebbe andare ovunque. Ad oggi Kamada può andare anche in Giappone o in Australia. Può essere che succede? Difficile. Può essere che va alla Roma? Molto difficile, ma può succedere. Però questo articolo, se lo andate a leggere, si basa sul nulla cosmico. Non cita un contatto con la Roma, non cita che ne so, l'agenzia che lega, che cura i rapporti di Kamada è andata a Trigoria, non cita un interesse della Roma per il giapponese. All'improvviso, tutto all'improvviso, boom, Kamada alla Roma. Perché? Perché ieri era uscita la notizia che Kamada voleva far passare il 31 maggio, poi dire alla Lazio, ok, rinnoviamo, ma anziché a 3 milioni mi date 3 milioni e mezzo. E l'articolo dice, beh, 3 milioni e mezzo li può dare la Roma e prendersi Kamada e fare l'operazione inversa di Pedro. Attenzione, non sto dicendo che non succederà mai, è impossibile. Dico che mi puzza tanto di notizia pubblicata apposta per fare casino nell'ambiente Lazio e prendere qualche click in più, perché ovviamente tutti leggono Kamada alla Roma, i romanisti ci cliccano perché godono, i laziali ci cliccano perché dicono oh cavolo, questi ci fregano il giocatore, eccetera, eccetera. Non c'è niente in quell'articolo che dice che ci sia una trattativa, che ci sta qualcosa sotto. Semplicemente un articolo per creare polemica e guadagnare qualche click gratis sul nulla cosmico. Fabiani, e ve l'ho detto ieri, ha dichiarato al Messaggero, non al Corriere della Sera, che Kamada non ha comunicato niente, che i contatti con l'agenzia che legano il giapponese, che trattano i diritti del giapponese, ha detto che il giapponese ad oggi vorrebbe restare alla Lazio e quindi il 31 maggio deve esercitare questa clausola. Adesso, al momento, la Lazio è convinta che resterà, ma tutto può succedere. Detto questo, anche conoscendo vagamente il giocatore, mi sembrerebbe molto strano che andasse alla Roma. Il caso Pedro, che viene citato più volte in quell'articolo, è completamente differente. Pedro era fuori rosa, Pedro aveva litigato con Fonseca, arriva Mourinho e Mourinho lo mette subito fuori rosa. Pedro stava cercando un'altra sistemazione, era poco contento di come la Roma l'aveva trattato, anche perché lui l'ha spiegato. Io sono stato messo fuori rosa senza nessuna spiegazione, senza mo nessuna motivazione. Non mi sono mai comportato in modo scorretto. Pedro è un grandissimo professionista, ha dimostrato in giro per il mondo e quindi sono stato messo fuori sostanzialmente senza motivo. Kamada non solo non è fuori rosa, ma con Tudor è titolarissimo, le gioca tutte. Ha segnato con l'Inter, lo vediamo in campo ridere e sorridere. Mi sembra difficile che Kamada prenda e vada alla Roma. Anche perché tu dici vuole andare alla squadra che gioca in Champions, ci sta. Ad oggi la Roma non va in Champions, poi domani si può discutere, ma un conto è andare alla Juve, all'Inter, al Real Madrid, eccetera. Non credo che alla Roma cambi qualcosa se prende Kamada, o meglio, non credo che Kamada fa il salto di qualità andando alla Roma. C'è da dire un'altra cosa. Su questo canale l'ho detto, la Lazio deve ridurre il monte stipendi, ma anche la Roma. Non ci nascondiamo, eh? Cioè, non facciamo finta che il problema è solo in casa Lazio. Molte squadre italiane dovranno ridurre il monte stipendi con l'ingresso del nuovo Financial Fair Play. E quindi non credo che la Roma si va a prendere un giocatore dallo stipendio più alto per fregarlo alla Lazio. Poi, ripeto, nel calciomercato tutto può succedere, o meglio, quasi tutto, perché Mbappé alla Lazio non ci verrà mai, ma che Kamada si svincoli dalla Lazio per andare alla Roma mi sembra una notizia creata solo per fare scompiglio, per creare
problemi all'ambiente Lazio, perché poi qualche tifoso non ragiona, legge l'articolo e dice: ah, Lodito, vattene, i migliori vanno alla Roma, eccetera, eccetera. E per fare qualche click in più gratuito. Ecco, secondo me c'è niente di vero, almeno in quell'articolo non si parla di nessuna trattativa. Però ve lo volevo riportare perché ovviamente molti di voi l'avranno letto, qualcuno già me l'ha scritto nei commenti nel video di stamattina di oggi, e quindi vi rispondo con questo video. Tu che ne dici di questa situazione? Ci credi? Scrivi un commento qua sotto e noi ci ritroviamo alle 5 con un nuovo video. Grazie ragazzi, buona giornata.